Radio Blu e tu presenta ora Un giorno quando si indebolirà la luce del sole. Voci per la libertà. Saranno vuote. Diritti al cuore della musica. E io e te saremo finalmente soltanto animali. Un nuovo appuntamento di Voci per la Libertà, diritti al cuore della musica, un viaggio attraverso le canzoni, come vi dico sempre, i contenuti del festival Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. Come ormai avete imparato, so che avete imparato, ne sono certo, ogni settimana per una mezz'ora approfondiremo dall'interno il festival Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. Lo faremo con la musica, le notizie e le interviste ai protagonisti. La settimana scorsa è stata quasi interamente dedicata ad Adolfo Durante e Gabriele Morini, in quanto sono i vincitori del premio Amnesty Giovani e quindi i primi semifinalisti del Festival di luglio. Oggi torniamo alla storia del festival, che quest'anno giunge appunto alla sua 25esima edizione, un quarto di secolo. In questa puntata approfondiremo le edizioni del 2004 e 2005 ed avremo un ospite speciale e finalmente annunciamo il vincitore o la vincitrice del premio Amnesty Italia sezione Big 2022. Ma dovrete attendere ancora un po'. Siamo nel 2004, pur nella dimensione ancora di paese, siamo ancora a Villadose. Al festival iniziano ad arrivare i grandi nomi della musica italiana. Dalla serata di apertura con il concerto di Morgan, e qui mi hanno promesso degli aneddoti, che prima della fine di questa serie dedicata al festival vorrei avere almeno un paio di aneddoti sul pre, sul post concerto. Mi hanno detto delle cose, ma non trapela nulla, ma prima o poi arriveremo a scoprire qualcosa. Alla serata, dicevo appunto, dopo di Morgan c'è stata una serata dedicata, legata al meeting delle etichette indipendenti, il MEI, con i Giardini di Mirò, una serata dedicata alla consegna del premio Amnesty Big ad Ivano Fossati, poi ne parleremo anche di questo, e chiaramente il clou del festival, che era il concorso per emergenti, che vede sempre più iscritti provenienti da tutta Italia. In finale, quell'anno, siamo nel 2004, arrivano i Jail Sound da Bergamo, i Terramare da Parma, Sandy Müller da Roma, Pekisk da Milano, Fabula Rasa da Bari, e il premio assoluto se lo aggiudica la riserva Moak da Campobasso, una band da forte impatto live. Abbiamo fatto un concerto assieme tra le tante attività poi collaterali che iniziò a fare Voci per la Libertà. Abbiamo fatto un concerto assieme, credo, al Teatro Don Bosco, bravissimi dal vivo, un forte impatto e che li porterà a fare tanta strada nella musica indipendente, e qui incrocerà ancora la storia di Voci per la Libertà in diverse occasioni. Una di queste vi citavo prima. Per dipingervi, se incrociate rock e world music, strumenti etno e global beat, electro, fisarmoniche, vi troverete nel mood glocal della riserva Moak, un villaggio dove l'incontro, il confronto, la mescolanza sono l'ordine del giorno, dove la vera ricchezza è l'umanità. In 15 anni di esperienza la riserva Moak vanta un gran numero di concerti in Italia ed in Europa e un notevole carnet di riconoscimenti ed appare in molte compilation italiane ed estere. Vincono nel 2004 il festival, appunto, premio Amnesty Emergenti con il brano Ungaretti. La canzone si è aggiudicata il premio per il testo che, come ha dichiarato Fabrizio Russo, cantante della band, assieme a Mariangela Pavone, è una visione del fenomeno guerra vista dall'interno ed è uno sfogo ultimo del personaggio che si appella a questa presenza spirituale. È un ripudio di tutte le guerre, soprattutto di quelle preventive che non ci piacciono assolutamente. Riserva Moak, Ungaretti. Solo un colpo in cielo che vola, l'odio dell'uomo non ce la fa pazziare.
fatta pieza rumunda, scappa in pensa, riesce su una coppa non castemo buona, la pace l'occhio, ci abbaglia la luce, luce vera in coppa non lontana, troppo vicina, ma ce ne frega, ma riesce su una coppa l'indifferenza, cura settate, voci lontane. Dicevo prima, Clou dell'edizione 2004 è stato indubbiamente la consegna del premio Amnesty International Italia, sessione Big, a Ivano Fossati per il brano Pane e Coraggio. La presenza di Ivano Fossati, uno dei cantautori italiani più significativi, ha dato chiaramente ulteriore slancio al festival a livello nazionale. La giuria, composta da critici musicali, rappresentanti di Amnesty International e di Voci per la Libertà, ha premiato Pane e Coraggio, tratta dall'album Lampo Viaggiatore, per lo stile e il linguaggio dell'autore, che hanno contribuito significativamente a sfatare luoghi comuni discriminanti nei confronti dei cittadini che fuggono da persecuzioni, povertà e conflitti, e a sensibilizzare l'opinione pubblica italiana sulla necessità e il dovere di proteggere i diritti umani dei migranti e dei rifugiati. A Villa Dose, nella giornata finale del festival, Ivano Fossati ha partecipato all'incontro pubblico in municipio e poi in serata sul palco di Voci per la Libertà ha ricevuto il premio e suonato alcuni brani che hanno pienamente ammaliato il numerosissimo pubblico presente. Leggo due parole al momento della consegna del premio di Ivano Fossati. Sono da sempre convinto che le canzoni possano fare ben poco contro guerre, ingiustizie e torture, ma so anche che sono buone fiancheggiatrici dello spirito e piccole portatrici di consolazione, di conforto e perfino di speranza. Non è poco. L'onere di opporsi agli orrori del mondo, quello, rimane da sempre nelle nostre mani e nelle nostre volontà. Ricevo con gratitudine il riconoscimento di Amnesty International, specialmente per Pane e Coraggio, e specialmente ora. Ma Ivano Fossati ha anche partecipato con un suo scritto al libro realizzato in occasione dei 20 anni del festival. Vi rubo un altro attimo per leggervi alcune parole di questo testo, in cui ricorda proprio la giornata del festival. La consegna del premio non la dimentico di certo, un piccolo paese, Villa Dose, provincia di Rovigo, un palchetto sotto gli alberi, un pianoforte, un tentativo di soundcheck nel pomeriggio afoso, il parroco che proprio allora decide di suonare le campane a distesa, i bambini che giocano e naturalmente strillano, Marty Robertson che dal mixer strilla più di loro sperando di farsi sentire da me. Un cane che fiuta ripetutamente le gambe del pianoforte con intenzione. Più in là poche galline che rastrolano fra aiuole e terra battuta, incuranti come gli umani accaldati di passaggio. Dimenticavo, le zanzare.
Quel pomeriggio non mi sono sentito a disagio, nemmeno per un attimo. Fortunatamente non era ancora iniziato il delirio dei selfie, non c'era neppure la televisione che con la sua sola presenza riduce ogni cosa a finzione e ripetizione di cose già consumate. È dunque così che si manifesta la bellezza di un momento? Sì, anche così, nel semplice entusiasmo di condividere qualcosa che un senso ce l'ha davvero e ce l'avrà anche dopo, a distanza di tempo. Così tutto smette di sembrare prefabbricato e ridiventa vero, o meglio rimane com'è. Mi piaceva quella canzone, premiata da persone che stimavo e che stimo ancora. Ero felice di essere lì. Il premio in fondo creava il presupposto che avessi fatto qualcosa in più di quanto potessi aspettarmi io stesso. Avrei potuto scrivere una canzone d'amore in senso stretto, invece venne fuori Pane e coraggio, che una canzone d'amore lo è ugualmente, a modo suo. Reinterpretata molte volte e tradotta in diverse lingue nel corso degli anni. Qualcuno in ascolto c'è sempre. Che dire dei Fossati? Una profondità assoluta. Ascoltiamola, Pane e coraggio. Proprio sul filo della frontiera il commissario ci fa fermare. Su quella barca troppo piena non ci potrà più rimandare. Su quella barca troppo piena non ci possiamo ritornare. E sì che l'Italia sembrava un sogno steso per lungo ad asciugare. Sembrava una donna fin troppo bella che stesse lì per farsi amare. Sembrava a tutti fin troppo bello che stesse lì a farsi toccare. E noi cambiavamo molto in fretta il nostro sogno in illusione, incoraggiati dalla bellezza vista per televisione. Disorientati dalla miseria e da un po' di televisione. Pane e coraggio ci vogliono ancora, che questo mondo non è cambiato. Pane e coraggio ci vogliono ancora, sembra che il tempo non sia passato. Pane e coraggio, commissario, che c'ha il cappello per comandare. Pane e fortuna, moglie mia, che reggi l'ombrello per riparare. Per riparare questi figli dalle ondate del buio mare. E le figlie dagli sguardi che dovranno sopportare. E le figlie dagli oltraggi che dovranno sopportare. Nina, ci vogliono scarpe buone e gambe belle, Lucia. Nina, ci vogliono scarpe buone, pane, fortuna e così sia. Ma soprattutto ci vuole coraggio a trascinare le nostre suole da una terra che ci odia ad un'altra che non ci vuole. Ai, ai, arada, ti ari, ari, ti ari, oh. Proprio sul filo della frontiera commissario ci fai fermare. Ma su quella barca troppo piena non ci potrai più rimandare. Su quella barca troppo piena non ci potremo mai più ritornare. Ai di dari da 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 ti dare copi. Thank you.
sono aperte le iscrizioni a Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, il festival musicale dei diritti umani. Su vociperlalibertà.it tutte le informazioni per partecipare al più grande evento dedicato a musica e diritti umani. Scadenza iscrizioni 18 aprile. www.vociperlalibertà.it. Passiamo ora al 2005. In questa edizione il festival passa a 6 giorni e non solo con la musica. Siamo ancora a Villa d'Ose. Si parte il mercoledì 20 luglio con un'anteprima dedicata al cinema, con la proiezione dei cortometraggi della rassegna Arte per la Libertà. Giovedì 21, una serata evento con il concerto di Arecibo, Cristina Donà e Giulio Casale. Venerdì 22 e sabato 23 le semifinali del concorso Emergenti, che porteranno poi alla finale della domenica. Francesco Camattini di Parma, The Ice Lighters da Napoli, Banda dei Falsari, Roma, Fire Sons Ancona e i Mama Roots da Brindisi, e ho detto è troppo presto, e i Santo Jan da Benevento. Sono proprio questi ultimi a vincere il premio assoluto con il brano Wokie. Giornata conclusiva del festival per questa edizione sarà lunedì 25 luglio con il premio Amnesty International Italiana sezione Big, assegnato ai Modena City Ramblers per il brano Ebano. In serata, oltre al concerto dei Modena City Ramblers, anche i Folletti del Grande Bosco e i Riserva Mocha che abbiamo ascoltato prima. Eccoci qua, per questa puntata abbiamo proprio l'onore di avere con noi Francesco Monetti dei Modena City Ramblers. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao a tutti e grazie dell'invito. Ciao. Tutto bene? La domanda classica sì. Tutto bene, va bene, tra l'altro stiamo un po' ripartendo, insomma pare che questi 2 anni di incubo stiamo un po' volgendo, insomma non dico alla fine ma quasi, quindi il fatto stesso che diciamo, sono contento, è arrivata la primavera, cioè sembra che le cose migliorino, insomma dai, speriamo bene. Esatto. Ti brucio subito la prima domanda, così certo. Che ricordi hai, lo faccio un po' alle band che sto intervistando, che ricordi hai della vostra partecipazione a Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty? Allora, ricordi sono entusiasmanti, straordinari, perché è una bellissima cosa, sia il premio ricevuto, che va al di là del premio in sé, è proprio il discorso che c'è dietro, no? Il supporto che c'è dietro. Quindi è un bellissimo ricordo e è un festival che seguo anche poi non essendoci poi veramente tornato, forse una volta sono tornato, seguo ogni anno comunque le vicissitudini, e un premio insomma molto importante, sicuramente una delle cose a cui tramo di più. Certo, ha un suo valore, insomma, che, come premio, che testimonia un lavoro fatto, insomma. Ma sicuramente, poi sai, comunque degli anni, anche da una buonissima parte delle band, degli artisti solisti che hanno partecipato, sono band con cui abbiamo più spesso incrociato il cammino, sia che abbiamo vinto che non abbiamo vinto, ma mi riferisco a Chiotta, per esempio, a Silvestri, a tantissimi altri colleghi che stimiamo e che incrociamo spesso nell'estate, negli inverni musicali. Certo. Poi tu sei anche poliedrico, hai 10.000 attività, il Modena City Ramblers sono la tua band, e poi ti vedo in un sacco di situazioni, ma va bene così, insomma. Sì, finché ci si diverte e c'è la salute, io vado avanti. Per adesso la passione e la salute mi stanno abbandonando, quindi mi diverto tanto e faccio tante cose, insomma, è la fortuna di... come dire, di poter fare questo mestiere, di poter vivere, certo, di questo lavoro che già un premio di per sé. È già un premio, bravissimo, è già un premio di per sé. Sì. Voi siete stati i terzi vincitori del premio Amnesty dopo Silvestri e Fossati. Allora, sì, la giuria era composta da critici musicali, rappresentanti di Amnesty International, ricordo, e di Voci per la Libertà, l'associazione che organizza il festival. Sì. Hanno premiato il brano Ebano, che era nell'album Viva la Vida, Muera la Muerte del 2004. Esatto, l'album del 2004, fatto con la produzione artistica di Max Casacci di Subsonica, mi fa piacere sottolineare. Grande produzione, Max. Sì. Fu premiato, allora ricordo, per il testo altamente suggestivo e l'intensa melodia, soprattutto poi per il tema legato a quella che era la campagna di allora di Amnesty, che era Mai più violenza sulle donne, campagna tuttora attuale, poi tra l'altro, insomma, no? Ci parli un po' di questo brano?
Sì, campagna assolutamente ai noi attuale, così come la, come la, la, la bruttissima cosa delle violenze sulle donne è tuttora attuale. Non c'è un giorno, anzi in questo periodo sembra che certi fatti siano incresciosi, siano moltiplicati, non passa praticamente un giorno in cui non ci sia una donna, appunto un uxoricidio, una donna uccisa, un marito, come dire, mollato dalla moglie che non accetta la cosa e uccide i figli e la moglie. Quindi diciamo che è una cosa che c'è sempre, oltre alla violenza sulle donne, appunto, e per noi si parla di una ragazza che viene illusa di un futuro migliore, che parte dall'Africa per approdare poi a Bologna, e questo futuro migliore, tra virgolette, è battere sui viali, che questa è una cosa che è sempre, sempre a noi una, di cronaca assolutamente quello attuale, è il futuro che gli promettono. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. E diciamo che un pezzo del, fa un po' specie, fa un po' paura che un pezzo del 2004 sia ancora così attuale, no? Ora chiaramente siamo passati attraverso tante cose negli ultimi anni, no? Due anni di pandemia, adesso c'è la guerra, e c'è sicuramente questo problema non è ben lontano dall'essere risolto. E sicuramente basta girarsi per le strade la sera dopo una certa ora per vedere tante ragazze di colore non che vengono così messe a battere, messe insomma in strada, messe a, come dire, a far fruttare dei papponi e dei, insomma, e arricchire gente che non dovrebbe arricchire. È incredibile, cioè. Non vogliamo vederli di giorno e ci piace vederli di notte, poi c'è determinate situazioni, insomma. Sì, assolutamente. Cioè, ci piace comunque non vederle, cioè, le sfruttiamo di notte e non vogliamo vederli poi di giorno. Perché sì, e poi come dire, un po' la tecnica barra tattica dello scusso, no? Specialmente noi infiliamo la testa sotto la sabbia o nei buchi per non vedere cosa ci circonda, no? Certo. Sicuramente si sanno, e questo è un problema che si conosce, è un problema che si conosce benissimo, si sa esattamente dove queste ragazze vengono mandate appunto a fare il mestiere, tra virgolette, si sa probabilmente anche chi le manda. Ma insomma, attivarsi è sempre difficile. Sì, dimmi, lasciamo che vada così, lasciamo che scorra così. Sì, esatto. Che mi ricordo, arrivato quel periodo, è un brano che ci è venuto bene. Noi, ti ricordo, siamo stati poco prima di prendere il frame di Amnesty, che appunto era per un brano del 2004. Pochi anni prima eravamo stati per ben due volte in Sudafrica a fare dei concerti. Peraltro, guarda, dovremmo tornare questo ottobre in Sudafrica per la nostra terzo episodio dei Modena in Sudafrica. E praticamente alloggiavamo su un hotel che si chiamava Parade Hotel, che tra l'altro è anche citato nella canzone, dove sotto questo hotel c'era una sorta di un barrettino, una sorta di club barrettino che si chiamava Jacob's Bar, anche questo è citato nella canzone. Quindi alloggiavamo a Parade Hotel col Jacob's Bar sotto, e appunto sembrava di aver un drink la sera, fare un aperitivo, fare un concerto, sì. O forse era un giorno in cui non si suonava. E dopo poco ci siamo resi conto che tutte le ragazze che erano lì, tutte molto carine, tutte ben agghiddate, altro non erano che le prostitute che poi cercavano di, come dire, di ammaliare un po' il cliente e portarlo su delle stanze, insomma. Sì. E quindi insomma un po' questo, un po' tante cose che abbiamo visto e un po' tanti fatti di cronaca che abbiamo letto ci ha portato a scrivere questa canzone. Voi Modena siete da sempre comunque legati a temi di diritti umani, insomma è nota la vostra vicinanza ad Amnesty ma anche ad altre associazioni umanitarie, insomma. Certo, da sempre. Dimmi, scusa. No, da sempre, probabilmente dal primo giorno che abbiamo preso gli strumenti in mano, o dal secondo forse, abbiamo deciso insomma anche di raccontare queste storie, di appoggiare certe cause. Siamo, insomma, non credo sia un problema di se nomino, che siamo legati molto a Oxfam e altre ONG legate che lavorano sul campo del disagio umanitario e sulle emergenze umanitarie. La domanda che volevo farti, Francesco, è la solita domanda a cui che rimane lì sospesa, no? Sì. Che è: perché questo vostro impegno, o meglio, scusami, la musica, secondo te, può davvero fare qualcosa per i diritti umani? E quelle domande che rimangono sempre lì, forse con te trovo la chiave. No, sicuramente non trovi la risposta, un'opinione, io penso di sì, penso che la musica possa davvero fare tanto, ma sicuramente non basta la musica, ecco, diciamo che se bastasse la musica, se pensiamo che possa bastare la musica, siamo appunto da capo. La musica può veicolare certi messaggi, come nel nostro caso, può far conoscere delle storie misconosciute, come è stato nel nostro caso quando abbiamo fatto i 100 passi dedicato alla figura di Primo Pastrato. Verissimo, verissimo. Esatto, o tante altre situazioni, però sicuramente la musica
può aiutare, ma non può curare, insomma, è una piccola medicina che può aiutare ma non curare. Il resto è la società che si deve muovere, e noi stessi come individui e la società anche. La musica e basta, non ce la può fare. Sarebbe veramente un'utopia, certo. Affermare che la musica salva il mondo. La musica può aiutare a salvare il mondo, sicuramente. La musica deve essere un di più, deve essere un qualcosa che assieme ad altro può aiutare a migliorare il mondo. Può essere un bel bagaglio, appunto, no? Immaginando di fare un viaggio, sì, per salvare il mondo, sicuramente deve far parte del bagaglio che hai anche la musica. Però in effetti non può risolvere da sola i grandi temi, insomma, dalla tratta di cui parlavi prima e tutte queste cose. No, cioè, sarebbe illusorio, utopistico, però sicuramente la musica può aiutare, la musica può, io vedo anche, non so, non ce ne chiamo tanto, però musicalmente per un discorso anche veramente anagrafico, ma la tratta che adesso ci sono molti cantanti che fanno delle canzoni, dei progetti, dei dischi in cui parlano anche lì di disagio giovanile, no? delle periferie, delle date, no? Di tutto. Sicuramente non è la mia tazza di tè, come dicono in inglese, uguale. Però musicalmente faccio e ascolto altro. Però sicuramente ci sono delle voci nuove che possono forse un po' prendere il nostro posto, no? Mi fa piacere vedere che sono ragazzi con la metà e anche più dei nostri anni che comunque non parlano solo di sole, cuore, amore, ecco. Detto questo, anche il sole, cuore, amore è una cosa bellissima. Certo, c'è sole, cuore, amore, tutto questo. Esatto. È molto bello, sicuramente, bisogna dirlo. Però ci pensavo finché parlavi. E ti dicevo prima, sono un attimo in ritardo perché ho accompagnato la nipote adolescente dagli amici. E lei ascolta queste cose qua. Penso che se ascolta trap, chiaramente non ascolta lo zio, però insomma, anche suo babbo suona poi. Però vedi, magari se usi un linguaggio, questi ragazzi qua, no, non sono in mezzo al mare, cominciano anche seguendo te a capire determinate storie, insomma, può aiutare sicuramente. Esatto, poi io credo che ogni generazione abbia il suo cantore, no? O abbia i suoi cantori in questo caso. Molto probabilmente un ragazzo di Quarto Giaro, un 20 anni di Quarto Giaro, un sedicenne di Gallarate, dell'estrema periferia di Gallarate, probabilmente gli arriva più gli parla più al cuore un rapper tatuato come lui, giovane come lui, con gli orecchini e i piercing come lui, che magari delle band più vicine ai 60 che ai 50, no? Detto questo, noi per fortuna abbiamo tantissimi ragazzi che ci seguono, che è una cosa meravigliosa, perché vedi, il famoso pubblico che chiamavamo all'epoca, negli anni 90, il pubblico degli zainetti, no? Cioè quello che gira con lo zainetti, il panino dentro e la coca, nel senso con la cola e il birrozzo dentro. Però è anche giusto che, appunto, come generazione abbia i suoi cantori, le persone giuste per cantare certi argomenti. Io probabilmente con un ventenne di Quarto Giaro ho poche possibilità di mettermi in connessione, no? Vuoi che non faccia un grafico, vuoi per mille motivi. E quindi è giusto che questi ragazzi trap, che spesso e volentieri vengono un po' bistrattati dagli artisti un po' più grandi, diciamo dai colleghi più anziani, no? In realtà c'è del buono anche lì, è il nuovo linguaggio e sarebbe mio che ho chiuso cercare di soffocarlo, di non dargli la carica, anche perché poi lo spazio poi giustamente se lo prendono loro, che poi vanno forte su Spotify, vanno forte su questi nuovi. Ti ho perso un po', Francesco. Di ascoltare la musica. Ti ho perso un po', Francesco. Ah, mi senti adesso? Adesso ti sento bene, sì. Ho perso proprio l'ultimo pezzettino. Stavo dicendo, appunto, rimarcavo il fatto che è giusto che ogni generazione abbia il proprio cantore, insomma, quindi questi ragazzi nuovi che fanno rap probabilmente non sono tutti di livello eccelso, però è giusto che parlano al loro pubblico e è giusto che abbiano il loro spazio che, come sottolineo, si stanno tantissimo, perché poi molti di questi artisti si fanno veramente valere, si fanno conoscere. Hai aperto una bella porta, mi piace, hai aperto una bella porta anche per il programma che faccio e per determinati ragionamenti, porta una porta bella. Tendi a sfumare, ecco, non so perché. Dimmi, caro. No, dicevo, mi è aperto una porta a volte, io questo modo di ragionare, questa apertura verso il nuovo, mi ha dato una bella spinta Finardi, il buon Gianni Finardi, perché una volta l'ho incontrato 2 anni fa per una cosa che devo fare e mi ha fatto sentire dal cellulare dei nomi nuovi di ragazzi, di questi ragazzi qua, non ricordo i nomi di questi rapper, però insomma, pensare che Ricona
quindi un colosso della musica italiana, si è aperto anche ad ascoltare i giovani, il linguaggio nuovo, il fatto che questi giovani parlano. Insomma, a mia volta mi ha spinto una volta di interessarmi un po' e di levare questo scudo, questo snobismo che spesso potenziali noi folchettari abbiamo nei confronti del nuovo. Fa piacere, è una bella porta che hai aperto e non avevo previsto e che è interessante, insomma, no? Anche per chi ascolta. Grazie. È interessante, certo, certo. Questa cosa, cercare di capire quei linguaggi lì e non chiuderci a riccio con ma sono tutti tatuati, ma sono tutti... No, va. Esatto, ecco. Perché se ci pensi bene era un discorso che noi abbiamo sempre osteggiato, no? Quando eravamo noi, quando giovani noi, magari i capelli lunghi, con il chiodo, le bocche, no? E quindi diventare quello che prima ti osteggiava è una cosa pericolosa, insomma, quindi ci vuole comunque accoglienza anche nella musica. Assolutamente, assolutamente. Francesco, dopo 2 anni di pandemia, insomma, finalmente, dicevamo prima, lo diciamo a bassa voce anche, dai, sembra che la stagione dei live possa ripartire a pieno regime. Ho ancora capito poco, ti dirò, della normativa del tutti in piedi, forse tu che hai più tour sicuramente magari la conosci meglio. Sì, guarda, io sta ripartendo un po' tutto, chiaramente alcune situazioni che fanno live ripartono in maniera un po' zoppicante, no? Nel senso, hanno avuto l'arto, hanno avuto un po' di formicolio stando fermi così tanti anni, però insomma sta ripartendo un po' tutto il sistema. Mi sembra che c'è una gran voglia di musica, una gran voglia di piazze, una gran voglia di urlare e ballare. Io, se mi baso al concerto che ho visto a Bologna, quello che hanno fatto appunto per Save the Children, era un concerto normale come c'erano quelli in pre-pandemia, quindi gente in piedi, non distanziamento e così. Ah, ecco quello. Mi pare di capire che sarà così. Ora, ripeto, posso sbagliare, però l'unico concerto che abbiamo fatto noi partiamo il 24 aprile dallo storico The Cage di Livorno, poi il 25 siamo a Rimini in Piazza Marrecchia, però il primo concerto che abbiamo fatto di Restart è stato all'Estragon, a Falemura, amica dell'Estragon, ed era un concerto lì con un po' di restrizioni perché era un posto al chiuso, però la gente era in piedi, senza mascherine, ballavano come prima. Sì, infatti sì. La domanda era quella lì, insomma, sperando di poterci rivedere presto, insomma, anche personalmente, magari sul palco di Voci per la Libertà, io la butto lì, poi... Ci stiamo già lavorando, guarda, secondo me sono buone possibilità che ci vediamo lì. Ah, beh, dai. Mi stavi dicendo cosa avete in serbo per i prossimi mesi, insomma? Allora, noi partiamo con la tournée, che era la tournée che doveva partire già 2 anni fa, che era il ventennale, anzi 15 anni di Appunti Partigiani, il nostro disco... Nel 2005, sì, ce l'ho. Esatto, che disco di chi ha avuto una bella eco all'epoca, fine addirittura quarto in classifica, queste cose particolari, però sì. È un disco molto importante per noi, in cui insomma, abbiamo parlato di certi temi, cara resistenza, ripartiamo con quel tour lì, però ci teniamo a dire che appunto non sarà tutto il disco di Appunti Partigiani che ha formato, sarà una buona parte di quel disco, però sarà sempre spazio anche ai pezzi nostri, quelli per ballare, per divertirsi, per stare assieme, tra cui chiaramente la sempiterna Ebano, che non può abbandonare la scaletta di Modena City Members. Quindi ci portiamo un po' di Amnesty con noi tutte le volte che la sogniamo da sempre, esatto. Bello, bello. Ma sai, poi quando cerchi un disco lo cerchi, no, per giorni, no? E infatti dicevo, ce l'ho Appunti Partigiani, va a tirarlo fuori adesso. Ho girato gli occhi, ce l'ho davanti, sai quelle cose che accadono? Ce l'ho davanti agli occhi, ma cerco i dischi dei Marmaia e non li trovo, no? Ce l'ho qui davanti agli occhi. Certo. Bellissimo. Guarda, questa tournée, tra l'altro, va avanti fino praticamente alla fine dell'anno. E insomma, quindi toccheremo tutti i posti possibili e immaginabili, ci sarà anche una parte all'estero, andremo a fare un po' di cose all'estero, già ci sono delle date già fissate, e soprattutto dico chi ci ascolta, siccome sono già uscite le prime date confermate, no? È già iniziato il Bailam, ma in Sicilia non venite, ma voi non ci siete, in realtà quelle che vedete sono solo le prime date confermate, e in realtà c'è un elenco di trattative e di posti da confermare che non finisce più, ce ne sono tante, quindi tranquilli, verremo più o meno dappertutto, noi faremo il possibile per abbracciarvi e tornare ad abbracciarvi tutti. Benissimo. Questo è un messaggio per i fans di Modena che spesso e volentieri scrivono nel sito, ma come?
ma Cagnano Varano non ci sia che sì, poi, è tipico. Che poi gli deve dire, guarda, intanto serve che mi chiamino, no? C'è, c'è questo esatto, primo bravo, passo, bravo. Che, perciò io non posso venire a buttarmi, però... giorni fa il cantante Nuno Morandi, cantante di Modena, ha fatto un post esattamente di questo tipo, spiegando, vi spieghiamo che non è che il gruppo che decide di saltare dei concerti, il gruppo a disposizione, poi bisogna vedere se il promoter di, che ne so, di Caserta ha voglia di fare il concerto di Modena o se riusciamo a finalizzare il concerto. Però noi, per quanto ci riguarda, abbiamo una gran voglia di mettere il sedere sul furgone, stare dappertutto, raggiungervi dappertutto. Quindi mai dato anche un piccolo scoop su VPRL, per la libertà. Sì, insomma, ci siamo contattati e... c'ho lo scoop e ho fregato Michele. Niente di nero su bianco, però siamo, se abbiamo parlato con Michele. Vabbè, insomma, dai. Parlare col tipo che ci vende Francesco, date, insomma, venire perché una cosa ci interessa. Ti ho perso ancora un po'. Mi hai perso? Adesso sì, mi senti? Adesso sei tornato, sì, sì. Vedi, stiamo tirando fuori uno scoop e ci hanno mutato. È potenza. Come la stasi dei bei tempi, ci stiamo spiando. Stasi di voci per la libertà che... No, beh, in realtà, guarda, ci è stato, insomma, questo invito e adesso bisogna parlare un po' con chi ci vende le date, il nostro equipe, però noi facciamo il possibile per esserci, perché è una cosa che veramente ci interessa fare. Quindi incrociamo le dita e speriamo di vederci. Sono contento. Francesco, io ti ringrazio. Sono contento che hai aperto delle porte interessantissime. Sono contento perché mi hai dato anche uno scoop e ho fregato tutti sto giro. Mi ha fatto piacere sentirti poi, anche perché ci conosciamo personalmente. Speriamo di vederci presto su qualche palco, anche semplicemente dietro il palco per una birra assieme. Un abbraccio grande a te e a tutti in Modena. Se quando hai voglia di comunicarmi qualcosa o se avrò bisogno ti chiamerò ancora, se no vi auguro tutto il bene del mondo. Per Amnesty e Voci per la Libertà le porte sono sempre spancate, sono aperte, quindi vi aspettiamo. A presto. Ciao Francesco. Ciao. Sono nata dove la pioggia porta ancora il profumo del Lebano. Una terra là dove il cemento ancora non strangola il sole. Tutti dicevano che ero bella come la grande notte africana, e nei miei occhi splendeva la luna. Mi chiamavano la perla nera. A 16 anni mi hanno venduta, un bacio a mia madre non mi sono voltata. Nella città con le sue mille luci, per un attimo mi sono smarrita. Così laggiù ho ben presto imparato che i miei sogni erano solo illusioni, e se volevo cercare fortuna dovevo lasciare ogni cosa. Ebano, c'è cosba, pareno te, fornine. Ebano. Spesi tutto quello che avevo per il viaggio, per i miei documenti. A Palermo nel 94 eravamo più di 100 giù al porto. Raccoglievo le arance e i limoni in un grande campo in collina. Lavoravo fino a notte inoltrata per due soldi, una stanza nascosta. Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano. Poi un giorno sono scappato verso Bologna con poca speranza.
da un'amica mi sono fermata in cerca di nuova fortuna. Ora porto stivali coi tacchi, la pelliccia leopardata e tutti sanno che la perla nera rende felici con poco. Ebano, cerco sbarbare d'oteno, formi un Ebano, Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano. Se passate a Bologna, ricordate qual è la mia storia. Lungo i viali verso la sera, ai miei sogni non chiedo più nulla. Finalmente ci siamo, via la suspense, ci siamo. Suspense? Può andare suspense, suspense, non lo so, vabbè, comunque sia, ci siamo, la 20ª edizione del premio Amnesty. È andato a Carmen Consoli con L'Uomo Nero. Io so, ho almeno un paio di nomi che sono saltati sulla sedia, ce li ho, sono sicuro. La premiazione nella serata finale del Festival Voci per la Libertà, in programma dal 21 al 24 luglio a Rosolina Mare di Rovigo. Carmen Consoli con L'Uomo Nero si aggiudica il premio Amnesty International Italia 2022 nella sezione riservata ai big della canzone italiana. È la sua seconda vittoria, che coincide con la 20ª edizione del premio e con la 25ª del festival che lo ospita, Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. Il brano vincitore, L'Uomo Nero, è contenuto nell'album Volevo fare la rockstar e parla con sarcasmo di sovranismo che porta alle violazioni dei diritti umani. La cantautrice siciliana era già stata vincitrice nel 2010 con il brano Mio Zio, che narrava di abusi sui minori. La premiazione avverrà domenica 24 luglio durante la serata finale del Festival Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, che si terrà dal 21 al 24 luglio a Rosolina Mare, Rovigo, e di cui saranno prossimamente annunciati gli ospiti. Durante le serate sono in programma le semifinali e le finali della sessione emergenti del premio Amnesty. Il bando è consultabile su vocipelalibertà.it e l'ho anticipato la settimana scorsa come last minute, ve lo metto giù ancora meglio. Il bando di iscrizione rimane aperto fino al 30 aprile. Lo stacco, dovevo farmi uno stacchetto che diceva del 30 aprile, non sono riuscito a farlo, quindi ve lo do così, fate finta che sia uno stacco, mi metto un altro scritto di trombe. Rimane aperto il bando di iscrizione fino al 30 aprile, quindi per gli ultimi, per i ritardatari, per chi ha voluto pensarci fino alla fine, 30 aprile, ok? Siete ancora in tempo. La dichiarazione del presidente di Amnesty International Italia, Emanuele Russo. Siamo felici che il 20esimo premio di Amnesty International Italia alla miglior canzone per i diritti umani torni ad essere assegnato a Carmen Consoli, che già l'aveva meritato nel 2010 con Mio Zio. L'Uomo Nero denuncia le narrative sovraniste, velenose e divisive che in questi anni sono diventate purtroppo popolari in molti stati, Italia compresa. Con sarcasmo, Consoli ci mette in guardia da quello che può succedere senza la cultura, la conoscenza dell'altro e il rispetto dei diritti umani. Chiudiamo con le parole di Carmen Consoli all'annuncio del premio. Alcuni Führer,
tornano dall'inferno trasformando questa terra nel loro e nel nostro inferno. Nella storia si riaffermano personaggi banali, ma scaltri, decisionisti arroganti, con scarsa inclinazione verso il dubbio e il confronto, sordi alle voci altrui ma con un timbro altisonante nella propria voce, violenti nei gesti e nelle parole. Tornano e ritornano. E il mio uomo nero è solo un'invenzione, un esempio ipotetico e patetico, ridicolo e terribile, o almeno che io temo moltissimo. Come continuo a temere il pensiero che i nostri vicini di casa, i nostri coinquilini o anche noi stessi potremmo macchiarci dei crimini più efferrati per esserci lasciati scivolare in un tempo senza memoria, incapaci di dare spazio al confronto, alla riflessione e al ricordo, sopraffatti dalla nostra stessa inedia. E quindi ringrazio sinceramente Amnesty e Voci per la Libertà per questo premio, ma soprattutto li ringrazio per impegnarsi da oltre 60 anni, perché difendendo appassionatamente sempre e ovunque la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ci ricordano che tutti gli esseri umani sono dotati di ragione e coscienza, sono liberi e uguali in dignità e diritti. Noi non vediamo l'ora di sentire Carmen Consoli. Io l'ho vista quando vinse nel 2010 il premio e fu una cosa a tratti commovente, perché iniziò a piovere, poteva benissimo, vi butto lì questo aneddoto, poteva benissimo dire piove, smetto. Ha continuato a suonare, la gente è rimasta sotto la pioggia, ha continuato a suonare fino a che poi i tecnici hanno dovuto, per motivi di sicurezza, fermarla. È stata una cosa veramente bella, emozionante, e quindi non vedo, e immagino non vediate l'ora di rivederla dal vivo sul palco di Voci per la Libertà a Rosolina Mare. Chiudiamo quindi questa puntata con L'Uomo Nero di Carmen Consoli. Dovrò decidere, dovrò convincere, e la paura, il sentimento che unisce, saprò difendere oltranza il mio confine, ho un arsenale di slogan per vincere. Sono il vostro condottiero, grazie al cielo un uomo paro. Ho in mente un piano perfetto, lo scopo supremo che avalla ogni mezzo. Io sono l'uomo prescelto, l'antidoto ideale. Questo mondo indomito e perverso, dovrò decidere, dovrò convincere, saprò ingoiare fango per sopravvivere, ritorneranno certezze e culle piene, donna potrai onorare ancora il tuo dovere. Oh, mai più era il momento di tornare dall'inferno, storti artisti sciati, preparate i bagagli, voli avanguardisti, a tempo di tornare allo scoperto. Sono il vostro condottiero, forse rude ma sincero. Un piano perfetto, un fine strategico tiro ad effetto. Dovrò decidere, dovrò convincere, saprò inventare un nemico terribile. Potrà sembrare
scaltrezza e pugno fermo, tu hai saputo anche far meglio. Rottamiamo il medioevo, motorino, sacco a pelo, sono il vostro condottiero e do anche un vangelo. Avete ascoltato? Un giorno quando si indebolirà. Voci per la libertà. Diritti al cuore della musica. Un viaggio attraverso le canzoni e i contenuti del festival Voci per la libertà. Una canzone per anni.